Buongiorno a tutti e benvenuti al terzo appuntamento del programma di formazione di Great American West Expert dal titolo Itinerario giurassico, pionieristico e da film western, storia e natura nel Great American West del Wyoming, Montana, North e South Dakota. Per l'occasione siamo in compagnia oggi di Olga Mazzoni, The Great American West Italia. Buongiorno Olga, ti lascio la parola. Grazie mille, grazie Sabrina. Buongiorno a tutti, buon anno. Speriamo che questo 2021 ci riporti nei nostri luoghi del cuore. Io comunque per dare un po' di energia e di vigore, soprattutto di grande ispirazione, vi voglio portare in un itinerario particolare oggi. È nella nostra regione, The Great American West, Idaho, Montana, Wyoming, North Dakota e South Dakota, e è un itinerario che ha la caratteristica di alternare tutto quello che è il patrimonio giurassico, perché gran parte della incredibile scoperta paleontologica nordamericana ha avuto proprio luogo in questi stati qui. Pionieristico perché questa è stata la frontiera che ha attirato ovviamente coloni e pionieri con la famosa leggendaria Corsa all'Oro e ovviamente luoghi che sono rimasti iconici e che sono stati poi ricordati in alcuni tra i maggiori film western. Tantissima la storia, assolutamente importante anche per questa regione. Ma soprattutto la grandiosità della natura. Natura con una paesaggistica tanto diversificata che va dalle praterie, alle montagne, ai canyon, laghi, fiumi e ovviamente tantissimi parchi nazionali e poi moltissima fauna selvatica, lo stato brado. Quindi con tutta una serie di esemplari di animali e praticamente selvatici che ci accompagnano in tutto il nostro viaggio. Entriamo quindi nel cuore di questo viaggio e qui lo vedete delineato, è un inizio e un termine da Denver che adottiamo come la città che a noi fa assolutamente comodo perché è sede di aeroporto internazionale, è anche la più prossima per raggiungere il Wyoming, da dove noi iniziamo questo viaggio. Vedete che si snoda subito con la località di Laramie, la cittadina che è situata ad ovest di Cheyenne, risale poi verso Casper, nel cuore del Wyoming, fa tutta una zona assolutamente di grande fascino che vedremo per arrivare fino a Sheridan, cittadina assolutamente mito e una delle città più pure del Far West delle Rocciose. Per poi varcare il confine con il Montana e qui andremo a visitare il luogo della leggendaria battaglia di Little Bighorn nella riserva dei Crow nel Montana e poi ritorneremo nel Wyoming nord-orientale per andare a visitare il primo National Monument della storia americana che è Davis Tower e poi di nuovo ci dirigeremo verso nord, rientreremo nel Montana e qui andremo a trovare un luogo veramente leggendario, direi calato né più né meno in tutta la storia paleontologica di questi territori, Makoshika State Park, che si trova non lontano dal confine con Nord Dakota. Rientreremo quindi in Nord Dakota e qui avremo la possibilità di visitare le due sezioni che vanno a comporre il Parco Nazionale Theodore Roosevelt, per poi andare a lambire le coste del lago Sacagawea e andare ad esplorare la cultura dei nativi indiani, i Dazza, Arikara e Mandan, e poi ci dirigeremo verso sud, puntando la direzione verso il South Dakota, facendo una tappa a Dickinson. E poi arriveremo in South Dakota, dove ovviamente ci aspettano non solo il parco delle Badlands, ma anche alcuni punti salienti delle Black Hills, nonché la cittadina di Rapid City,
per arrivare nell'estremo sud, nella parte occidentale dello stato, Hot Springs, dove avremo delle gradite sorprese, e poi lentamente, puntando verso un rientro a Denver, faremo tappa nel Wyoming al forte di Fort Laramie, importantissimo per la storia del West, e poi arriveremo di nuovo a Cheyenne e a Denver. Questo nostro viaggio possiamo compierlo in una durata che va dai 12 ai 15 giorni, è molto flessibile. Poi abbineremo magari due notti e due giorni per visitare Denver, ma è un viaggio che potremo senza dubbio svolgere in piena stagione estiva, che è particolarmente adatta per l'esplorazione della natura, e soprattutto è un viaggio che va bene anche per la famiglia. Anzi, direi che qui la famiglia con i bambini trova veramente un sacco di attrattive che riescono a dare soddisfazione ad ognuna, ai piccoli così come agli adulti. Bene, cominciamo il nostro viaggio. Noi partiamo da Denver e vedete che ci dirigiamo leggermente verso ovest per risalire attraversando la Medicine Row Bow Route National Forest verso Walden, e da qui noi entriamo nel Wyoming. Entriamo da questa parte perché la nostra meta è Laramie. Ora, in Wyoming noi avremo quattro tappe importanti: la cittadina di Laramie, la cittadina di Casper, Sheridan nell'estremo versante settentrionale del Wyoming centrale, e poi nell'angolino nord-orientale avremo Devil's Tower. Quindi sono le quattro tappe principali del Wyoming. Nel Montana, come dicevo, andremo al Little Bighorn Battlefield, che è un National Monument, e come vedete sulla cartina ho richiamato con un dream catcher i due luoghi che coinvolgono quello che è il retaggio storico e della cultura dei nativi d'America, quindi Little Bighorn senza dubbio e Devil's Tower. Quindi arriviamo a Laramie. Laramie è una cittadina di circa 30.000 abitanti, si trova a oltre 2.000 metri di altezza. È interessante perché in questo viaggio noi raramente saremo, direi, a altitudini basse, viaggeremo sempre tra i 2.000 e addirittura 3.000-3.500 metri di altitudine. Quindi direi che avremo delle belle temperature, nonostante l'estate assolata, calda, ma saranno temperature sempre fresche che quindi renderanno il viaggio molto piacevole. Non supereremo mai i 30 gradi e quindi la zona direi che si presta per i viaggi di giugno, luglio, agosto e settembre. Laramie, come mai il nome Laramie? Laramie perché viene da un cacciatore di pelli francese, un certo Laramie, che batteva queste zone agli inizi dell'Ottocento e poi scompare misteriosamente nel 1820. E questo nome poi è un nome che ritorna abbastanza spesso in queste zone, soprattutto in Wyoming. Vediamo infatti che poi andremo a fare addirittura una tappa a Fort Laramie, quindi è un nome molto popolare. La cittadina è stata fondata nel 1860 proprio grazie al passaggio della strada ferrata, la ferrovia, la Union Pacific, che qui arriva nel 1868 con la grande inaugurazione. Questa immagine che voi vedete illustrata sulla nostra slide rappresenta le prigioni. Allora, questa prigione, la Wyoming Territorial Prison, pensate che è stata istituita quando ancora il Wyoming non era uno stato, ma era un territorio. Quindi è oggi un sito storico nazionale ed è stata una prigione che ovviamente ha visto, ha accolto, diciamo, dei personaggi anche famosi, tra i quali il ben noto Butch Cassidy.
Cassidy era un fuorilegge, direi che l'abbiamo incontrato, lo incontriamo in moltissimi film, western, anche nei fumetti. Era un personaggio che scorazzava in lungo e in largo nel Great American West, svaligiava banche e poi si univa ovviamente a degli altri compari, direi banditi, e formò quello che fu il famoso Mucchio Selvaggio. Ebbene, in una delle sue tante fughe fu però catturato e incarcerato in questa prigione per ben 2 anni. Beh, la prigione non era certo un luogo molto comodo perché la sua cella era piccolissima. Però oggi chi va a visitare questa prigione può ovviamente rendersi conto che cosa significava all'epoca, praticamente alla fine dell'Ottocento, una prigione territoriale nel Far West e addirittura visitare la sua cella. Ma al di là di questo, che senz'altro è una delle maggiori attrattive storiche legate appunto alla storia del Far West, direi che quello che a noi interessa è il fatto che l'Aramie conserva moltissima storia. Rendiamoci conto che la cittadina addirittura ha una collezione di 21 edifici storici, siti storici nazionali, quindi è molto ben conservata. Dal 1940 addirittura celebra tutti gli anni l'Aramie Jubilee Days Rodeo che si svolge a luglio ed è importantissimo perché va a coincidere poi anche con il 4 di luglio e è una grande parata e manifestazione proprio della cultura western che non ha solo un rodeo, ma anche tantissima musica e tantissimi, diciamo, ricordi della storia del West. Ma oltre a questo, Laramie rimane famosa nella storia perché è stata la sede del primo voto, e in Wyoming è importante perché fu il territorio che diede il voto alle donne, primo fra tutti negli Stati Uniti d'America. E qui le prime votanti furono 5 donne. Il World's First Woman Voter, con la Louisa Swain il 6 settembre 1870. Quindi grande tappa, direi di estrema civiltà. Uno fa quasi fatica a pensare che proprio il Wyoming, che questa terra sperduta nel nord-ovest, desse voto, alle donne e che in quella data furono 5 le prime votanti. Ma al di là di questo c'è anche uno dei tanti percorsi molto, molto importanti della storia pionieristica ed è l'Overland Trail. Qui parliamo della fine del 1860 ed era un percorso che nasceva in alternativa all'Oregon Trail, al California Trail, al Mormon Trail, che noi conosciamo di già perché sono famosi. Furono i percorsi battuti dai carri, dai pionieri che andavano ovviamente alla ricerca dell'oro e di quella che era la terra promessa, delle terre da coltivare. Questo percorso qui era però frequentatissimo dalle diligenze, dall'Overland Stage Company, che era di Ben Holiday, ed era il primo grande, importante trasporto passeggeri e ovviamente di posta che arrivava fino a Salt Lake City. Quindi, se vogliamo andare un po' a esplorare i dintorni di Laramie troveremo questo cippo che va proprio a definire il passaggio sull'Overland Trail di queste diligenze che rimangono comunque di nuovo un'immagine abbastanza iconica di quello che è il Far West. Se ci spostassimo un attimino nei dintorni di Laramie, parliamo solo di una cinquantina di chilometri ad ovest di Laramie, incapperemmo in una località quanto mai curiosa e si tratta di Centennial. Centennial era una tappa importante per tutte le carovane. Qua si facevano riposare i cavalli, qui arrivavano le diligenze, qua ovviamente si aveva un minimo di ristoro lungo il faticosissimo percorso che portava questi pionieri ad ovest. Sembra tutto congelato nella storia, sono rimasti degli edifici storici molto ben mantenuti, c'è questo Historic Hotel, il Mountain View, dove possiamo fare assolutamente una sosta,
addirittura ci sono delle camere disponibili, ma soprattutto possiamo mangiare nello stile dell'Old West. E poi abbiamo questo Old Coral Hotel and Steakhouse. Io direi che è una visita che ci porta indietro nel tempo e che comunque è un luogo che è rimasto assolutamente fedele a quella che è la storia. Quindi è un luogo che ci fa rivivere l'epoca dell'Old West a pochissimi chilometri da Laramie. Laramie gode di una posizione geografica sublime perché è una zona che ha la vocazione per tutte le attività outdoor, quindi si va non solo ovviamente dalle gite a cavallo, ma anche l'hiking, il mountain bike, la pesca, e si trova questa città praticamente tra due catene di montagne e il collegamento tra queste due catene di montagne importanti è questa Snowy Range Scenic Byway, che altro non è che la Highway 130 che si snoda proprio nel versante sudorientale del Wyoming. Questa strada passa addirittura su dei passi di montagna, ci troviamo praticamente addirittura a oltre 3.300 metri di altitudine, quindi d'inverno la strada è chiusa, non per ovviamente il transito è impedito dalla neve, da queste precipitazioni invernali, ma d'estate è una strada eccezionale con una paesaggistica incredibile. È aperta dal Memorial Day fino a novembre e questa Great Sky Road, la strada del cielo, no, grandiosa, attraversa praticamente le Snowy Range Mountains, che sono montagne maestose, importantissime. Questo è uno dei punti dove probabilmente è suggeribile fare sosta e soprattutto dedicarsi a qualche passeggiata e qualche camminata attraverso i boschi, le foreste e queste pendici, queste alture di montagna. È decisamente uno dei più bei paesaggi del sud-est del Wyoming. Questa è un po' la prerogativa del paesaggio che ci circonda. Abbiamo queste montagne che sono dominanti, addirittura sempre d'estate possiamo ancora trovare della neve, dei ghiacciai, queste foreste estesissime e poi ovviamente sentieri a profusione perché ci invitano a fare delle belle camminate. Abbiamo dei laghi alpini, abbiamo dei fiumi, quindi per chi ama addirittura la pesca è possibile pescare, è possibile fare gite in canoa e in kayak. Bellissima la fioritura ovviamente a giugno perché è il mese dove la natura esplode a queste altitudini, quindi particolarmente invitante per i colori che offre la natura. Ora lasciamo questo versante sudorientale ed imbocchiamo la strada che ci conduce verso Casper. Casper è senza dubbio uno degli avamposti storici più importanti del Wyoming, perché qui un tempo sorgeva il Fort Casper, che oggi ritroviamo praticamente in una versione restaurata, e da qui passavano praticamente, si snodavano tutti questi percorsi pionieristici attraverso i quali sostavano questi carri dei pionieri. Casper ha ancora quest'anima fortemente western ed ospita il National Historic Trails Interpretive Center. Che cos'è? È il più bel museo in assoluto che possiamo trovare in America, che ci narra né più né meno la storia dei pionieri e questa avventura molto perigliosa che si snodava attraverso 4.000 chilometri, ovviamente senza bussole, senza cartine geografiche, un po' all'avventura, e che spostavano famiglie intere di pionieri alla ricerca appunto della terra promessa. È un museo interattivo nel quale veniamo direttamente coinvolti, quindi possiamo addirittura avere la sensazione di che cosa significasse viaggiare su un carro. Abbiamo proprio queste modalità interattive che invitano il visitatore a entrare nella parte e far parte di questa storia. È uno dei musei più belli in assoluto
del Great America West, che io invito spesso a sostare e visitare. Almeno 2 ore possiamo trascorrere all'interno di questo museo. E poi ovviamente andiamo a perlustrare ovviamente i dintorni di Casper, il Fort Casper, come vi dicevo, che è un famosissimo avamposto militare. All'inizio erano dei trading post, delle stazioni di posta, no? Dove si sostava sia i carri nonché le diligenze, si poteva ovviamente anche avere ristoro. E poi più tardi, man mano che ovviamente aumentarono il numero di carri dei pionieri che passavano attraverso queste terre, è assistito a, diciamo, le tribù indiane native che cominciavano a innervosirsi sempre di più da questa invasività dell'uomo bianco. E quindi direi che piano piano cominciano ad attaccare queste carovane e a questo punto Fort Caspar diventa un avamposto militare dell'esercito degli Stati Uniti. Prende il nome da questo tenente Caspar Collins, che fu un ufficiale dell'esercito americano che, guarda caso, fu proprio ucciso in una battaglia del 1865 contro la tribù dei Lakota e degli Cheyenne. Questo forte è un forte, ovviamente, il forte antico, originale, è andato distrutto, quindi questa è una replica, ma è fedele, dà esattamente l'idea di quello che poteva essere un trading post all'epoca e soprattutto un avamposto militare. È consigliabile assolutamente una sosta perché anche qua riusciamo a capire meglio come si svolgevano i fatti storici all'epoca. Anche qui potete trascorrere circa un'ora e soprattutto siete circondati da uno splendido paesaggio nel quale peraltro scorre il fiume Platte, il North Platte River, che è uno dei fiumi più pescosi del Wyoming. Tant'è che qui la pesca è una delle attività outdoor, fiore all'occhiello proprio del Wyoming. Ora, non c'è solo storia, non c'è solo la curiosità della natura, ma c'è anche divertimento e svago con magari i distillati. E qui inviterei Sabrina ad accompagnarci in questo video che illustra molto bene questa distilleria, la Backwoods Distilling Company di Casper, che possiamo tranquillamente andare a visitare almeno per un'ora di tour e poi mezz'ora addirittura di assaggio dei distillati, sempre accompagnati da una guida esperta che ci farà apprezzare quello che è un prodotto molto molto importante di Casper. It's like the Wild West. Freedom, America, bald eagles, hot dogs, Heinz 57. Cut that one, don't put that one on. The business started literally around a dinner table. My brother was complaining that he couldn't find any new types of absinthe to buy. He had started a collection. The history of it was just like so rich and just like tumultuous, it was crazy. So I just came like completely infatuated. My mom said, why don't you make some? Why don't you just make it yourself? That was the phrase that sort of kicked off the entire idea. Yeah, so it's an interesting family dynamic. We lucked out and all of us were pretty good friends before this. But the nice thing is that we each kind of have our own roles in the business. My brother essentially runs the production side of things. So he's doing product development and making the alcohol. And then I run the tasting room. My dad, he's doing the accounting and stuff. And then my mom, she just kind of keeps everything together. It's always funny because even though we're equal partners, I'm never my mom's boss. I'm very proud of my sister. She's able to not only establish a Wyoming Distillers Guild, but then immediately gets voted in president. Like I said, she always puts me to shame, unfortunately. We try to identify as many local vendors as possible that we can use both in our production process and in the tasting room. So out here in the distillery, we've been able to source corn from just a few minutes down the road. Same thing in the tasting room, we're using as many local products as we can. Last season, we were getting mushrooms, tomatoes, cucumbers. We try to keep the ecosystem as local as possible.
The reason I like distilling is because it hits the perfect balance between art and science. I can nerd out about chemistry, or I can just sit there and, you know, put on some Jimmy Buffett, wear a Hawaiian shirt, and make rum. I would like to be making products that are uniquely Wyoming. Between the grains that we grow, the environment, the water that we use, the dryness, the weather, and translating that into a spirit and having something that captures the wildness of Wyoming. That's the end goal, I guess. I love everything about this state, the texture of the landscape, the scenery. There's so much to do here, and it's just pure, like, open space freedom. When you're here, you have this sort of sense of freedom and independence, and we appreciate that. Why am I here? Why am I here? To build something meaningful with my family and my community. I'm here because I have the freedom to pursue my passions, and I get to do it with my family. That's why. That's why. Fanno impresa e che soprattutto hanno trovato un prodotto genuino, naturale, e una risposta abbastanza, voglio dire, interessante con la produzione di rum, di whisky, di gin e anche di vodka. Quindi una bella sosta per distrarci e soprattutto per incamerare di nuovo lo spirito del Wyoming e proseguire il viaggio puntando verso nord, dove andremo a esplorare Hole in the Wall, che è letteralmente il buco nella parete. Che cos'era? Guardate questa distesa incredibile, è un canyon meraviglioso con queste alture che di colpo a parete si ergono nella prateria, pascoli infiniti, quindi spazi enormi, immensi, dove pascolano le mandrie, dove ancora troviamo i cowboy veri e propri. Ma questo nella storia è un corridoio importantissimo, perché fu il nascondiglio del famoso mucchio selvaggio capitanato da Butch Cassidy quando fuggivano dai disastri, diciamo, e dalle azioni di fuorilegge che avevano compiuto nelle varie cittadine. Qui si nascondevano, nessuno riusciva a trovarli, avevano questi capanni dove riuscivano praticamente a rimanere nascosti, e il paesaggio è quanto di più affascinante, né più né meno come se fossimo direttamente in un film western. E quindi attraversare Hole in the Wall è assolutamente piacevolissimo, splendida, la natura ci sovrasta e soprattutto questi paesaggi che sono paesaggi tipicamente di queste zone del nord-ovest. Noi puntiamo sempre la direzione verso nord per raggiungere Sheridan, ma da Hole in the Wall fino a Sheridan noi cominciamo ad affrontare quelle che sono le montagne Bighorn. Questa è una catena importantissima che si trova a cavallo del Wyoming e del Montana, quindi troviamo le Bighorn Mountains sia in Wyoming che nel Montana. Sono montagne importanti perché raggiungiamo oltre i 4.000 metri, qui ci sono dei passi di montagna che d'inverno sono letteralmente chiusi, ma noi stiamo viaggiando d'estate, quindi possiamo frequentare queste strade molto belle, scenografiche, e godere di tutta questa natura con dei canyon impressionanti. E soprattutto qua e là, nascosti in questo territorio, troviamo dei luoghi storici dove si sono svolte delle famosissime battaglie tra indiani, ovviamente, e uomo bianco, e ancora delle location di antichi fortini e avamposti del Far West. A noi interessa soprattutto osservare questo paesaggio contornato dalle montagne Bighorn, che sono sempre con le vette innevate, e poi ovviamente puntare l'occhio all'orizzonte perché è una zona frequentatissima dalla fauna selvatica. Abbiamo le montagne, abbiamo ovviamente la capra Bighorn, che è l'antilo capra, e poi abbiamo quella che secondo me è una delle attrattive principali, questa mandria di cavalli Mustang selvatici, che sono appunto i cavalli che spaziano liberamente tra il Montana e il Wyoming in questo corridoio di montagna.
possiamo senza dubbio, con accortezza, andare a fare un'escursione per andare ad avvistare questi cavalli. Ci sono ovviamente delle escursioni anche organizzate, ma quello che è importante è che qui siamo in un'area di wilderness. Quindi noi percorriamo la nostra strada, ma usciti da questa strada ci troviamo praticamente nel pieno delle montagne e della foresta. E quindi sono solo percorsi che si possono fare a piedi o eventualmente, per i più esperti, a cavallo. Ma la natura qua è senz'altro al suo meglio. Eccole queste montagne Bighorn, il paesaggio è molto aspro e ovviamente qua siamo circondati da una natura molto molto primordiale, queste enormi distese di praterie, e poi ovviamente incontreremo senz'altro del bestiame, incontreremo queste mandrie che pascolano, perché questa è una zona molto tensa di ranch. Qui troviamo un'altissima concentrazione di ranch e ce ne sono molteplici che ovviamente sono disponibili per poter trascorrere un soggiorno presso un ranch, nel quale ovviamente calarci in quella che è l'atmosfera western. Arriviamo a Sheridan. Sheridan è una cittadina fiore all'occhiello per la storia western, vanta oltre 100 anni di storia, è stata da sempre giudicata, qualificata come una delle cittadine western più belle di tutto il nord-ovest, ed è una cittadina che ha ancora il suo saloon, il Mint Bar, che è tipicissimo, dove incontriamo appunto tutto, diciamo, l'atmosfera classica di un saloon con i veri cowboy, ed è un bel posto dove trascorrere magari una serata. Durante la giornata invece esploriamo la cittadina, che ha conservato un historic district ancora intatto, perfetto, e che è proprio quello che noi ci immaginiamo e che magari abbiamo visto nei film. Ci sono delle botteghe storiche, c'è una produzione di birra artigianale molto importante. Abbiamo non uno, ma due o tre birrifici artigianali. Io consiglio di andare senz'altro ad assaggiare una birra al Black Tooth. E poi abbiamo, direi, uno dei gioielli dell'ospitalità, che è lo Sheridan Inn. Questo albergo storico, è un Historic Hotel of America, pensate che fu l'albergo frequentato da Buffalo Bill, dove lui proprio qui faceva il casting di tutte le comparse al suo famosissimo Wild West Show. Allora, questo albergo è stato negli anni recenti restaurato, è ritornato di nuovo alla gloria, ha pochissime stanze, ma una più affascinante dell'altra, tutte diverse, che conservano appunto il sapore del West. Sono solo 22 camere, ma vi posso garantire che è un albergo assolutamente molto 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 bello. È un po' l'epopea del West. Andare a soggiornare in questa tipologia di alberghi è calarsi in pieno nella storia. Lo Sheridan Inn sorge nel 1893, oggi ha anche un ristorante e un bar, è un albergo molto gettonato anche per eventi, e quindi approfittiamole magari per andare al Buffalo Bill Bar oppure per gustarci una bella bistecca all'Open Range Restaurant. Tra le botteghe che andiamo a curiosare c'è senza dubbio Don King, che non è solo una bottega, è diventata anche un museo, perché Don King è un mastro sellaio proprio della tradizione, e dalla sua bottega escono ancora oggi delle selle magnifiche, tutte fatte a mano, in cuoio, decorate, e ovviamente sono uno dei patrimoni dell'artigianato tipico del West. C'è una grande bottega anche di cordami e di tutti i finimenti, che ovviamente saranno senz'altro piacevoli per chi ama andare a cavallo e per chi sa apprezzare la monta western. È un museo assolutamente che raccoglie dei reperti di tutta una parte, diciamo, importantissima
della tradizione del West, che è proprio il fatto di andare a cavallo e tutto quello che ci sta intorno a quest'arte. Quindi Don King è una tappa da non mancare. Ovviamente, parlando di cavalli, una delle curiosità di Sheringham è che ospita addirittura un campo di polo. Pensate, è uno dei rarissimi campi di polo che troviamo nel nord-ovest americano, e molto spesso d'estate si svolgono ovviamente delle partite di polo. Quindi questo ve la dice lunga sulla tradizione di questa cittadina molto molto affascinante. Pensate che questa cittadina accolse molte volte anche Ernest Hemingway, che era assolutamente attirato dal mondo di Sheridan. Lui qui molte volte sostò, anche a lungo tempo, trasse ispirazione per i suoi romanzi. Quindi, per chi ama la letteratura americana, Sheridan è un richiamo con Ernest Hemingway. Bene, la nostra direzione continua verso nord. Come avevamo accennato, dobbiamo arrivare nel Montana, e qui al confine con il Wyoming ci sono due riserve indiane, la Northern Cheyenne Reservation e la Crow Reservation, una attigua all'altra. A noi interessa andare alla Crow Reservation perché proprio all'interno di questa riserva importantissima troviamo il famosissimo storico campo di battaglia di Little Bighorn, dove ovviamente, stante ovviamente alla storia, il 25 giugno del 1876 si svolse, a mio parere, forse la battaglia più famosa della storia del West tra indiani nativi e ovviamente il settimo cavalleggeri capitanato dal generale Custer. Allora, qui Custer ovviamente fu sconfitto, e il significato di questa storica battaglia sta nell'unione delle varie tribù Sioux che unite finalmente, e non più belligeranti le une contro gli altre, decisero di sferzare questa diciamo battaglia incredibile per arrestare l'avanzata dell'esercito statunitense e dell'uomo bianco nelle loro terre. È senza dubbio una delle più belle attrattive del sud del Montana. A mio parere vale assolutamente trascorrervi un paio d'ore. Possiamo entrare in questo Battlefield National Monument con la nostra vettura. Andiamo al Visitor Center. Il Visitor Center è una tappa obbligata perché qui troviamo tutte le informazioni su come si svolse la battaglia. Qua i ranger ci danno addirittura assistenza. Troviamo addirittura un modellino che ci riassume tutto il disegno di questa battaglia che si svolse in queste vallate, e poi, se vogliamo, possiamo unirci a un ranger e con il ranger andare a perlustrare tutta la zona e imparare qualcosa di questa importantissima tappa della storia americana. Ovviamente possiamo fare anche il tour completamente in maniera autonoma, andare un po' a capire cosa sono queste lapidi che vanno un po' a definire i luoghi dove caddero i soldati dell'esercito del settimo cavalleggeri, e alcune altre lapidi che invece vanno un po' a definire dove caddero i guerrieri delle tribù Sioux. È senza dubbio un sito che a livello emozionale regala tantissimo, un po' perché si ripercorre uno degli episodi che tutti noi abbiamo senz'altro nella memoria, e un po' perché il luogo è praticamente un luogo di natura. Abbiamo delle vallate estesissime, dei panorami meravigliosi, e poi perché evidentemente possiamo trascorrere un paio d'ore, anche tre ore, all'aria aperta e respirare questo senso di libertà. Il sito è vastissimo. C'è una sezione dedicata con un memoriale meraviglioso agli indiani nativi d'America che sono morti in battaglia, e quindi direi che ne vale assolutamente la pena. Eccola qua la parte in ferro battuto con questa silhouette dei guerrieri nativi a cavallo. È un memoriale dove
si osserva sempre un momento di raccoglimento. Qua, se venite accompagnati da un ranger, sappiate che siamo in un sito storico nazionale all'interno di una tribù e di una riserva indiana. Quindi i ranger sono per lo più ovviamente degli indiani nativi in America, molto ben preparati su tutti gli episodi della battaglia, ovviamente molto orgogliosi di poterla anche narrare e aperti a qualsiasi domanda. Direi che dopo una visita del genere, una pausa pranzo ci sta, e quindi senza tanto allontanarci, all'entrata di questo National Monument abbiamo una stazione di posta, proprio un trading post, gestito proprio dagli indiani nativi, è il Custer Battlefield Trading Post, che ha un bellissimo emporio con dei manufatti assolutamente pregiati, fatti a mano dalla tribù dei Crow, delle bellissime ovviamente decorazioni anche di regalia, dei famosi costumi degli indiani nativi, che soprattutto vengono indossati durante i powwow, e poi ovviamente abbiamo la parte del ristorante. E qui è l'occasione per assaggiare un fried bread, questo piatto molto tipico che fa parte della cucina dei nativi indiani d'America, che lo troviamo non solo qua nel Montana, ma direi generalmente lo troviamo all'interno della riserva e non solo nel nord-ovest. È un pane proprio fritto che viene poi condito ovviamente con carne o di manzo oppure di bisonte, e poi con delle verdure e con del formaggio. Molto gustoso, molto nutriente, e quindi è una scusa giustamente per poter assaggiare qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso. Bene. Lasciamo a questo punto il campo di battaglia di Little Bighorn nel Montana e ci dirigiamo di nuovo nel Wyoming, puntando la nostra direzione verso sud dal Montana, per andare nell'angolino nord-orientale del Wyoming, dove si erge il Davis Tower National Monument. È questo bellissimo monolite di oltre 260 metri di altezza, con una circonferenza di 160 metri, che sorge nel pieno di una foresta, di un bosco meraviglioso, contornato da vallate, ed è direi un polo magnetico, e soprattutto è un territorio sacro alle tribù dei Lakota, che lo chiamano Matu Tipi Lapaha, oppure The Hill of the Bear's Lodge, Bear's Lodge. Allora, qui l'emblema ovviamente è l'orso, il grande carro, il Bear Lodge, e qui c'è la leggenda legata ovviamente alle costellazioni di Castore e Polluce, che sono due stelle brillanti, che sono appunto il fulcro della costellazione dei Gemelli, che per il Lakota è Matu Tipi Lapaha. Noi sappiamo che gli indiani nativi, soprattutto i Lakota, hanno questa grandissima tradizione legata alle costellazioni, ai cieli stellati, e quindi quanto di meglio, magari dopo aver visitato questo monolito, aver fatto una bella camminata, perché moltissimi sono i sentieri che si snodano intorno alla Davis Tower, sono sentieri che possono intrattenerci per 3 ore, 4 ore di passeggiata, oppure per una passeggiata anche di mezz'ora, di un'ora, ma se riuscissimo ad arrivare fino ovviamente a sera, dopo il tramonto, e a trascorrere alcune ore della serata, potremmo godere di alcuni tra i più bei cieli stellati in assoluto del Wyoming. Ricordo che qui non abbiamo invasività, diciamo, di luce artificiale elettrica, siamo in una zona totalmente naturale, e quindi siamo in una zona dark sky, che favorisce l'osservazione ovviamente della Via Lattea e delle costellazioni. È una delle prerogative più belle per questa esperienza, la Davis Tower. Davis Tower è aperto 24 ore su 24, quindi non ci sono limiti di orari, 7 giorni la settimana e ogni giorno dell'anno. Come dicevo, è un luogo sacro ai nativi, quindi dobbiamo direi avere solo rispetto durante i ritiri spirituali
le cerimonie estive che per lo più si svolgono nel mese di giugno, perché qui gli indiani giustamente continuano a effettuare dei riti della tradizione. E quindi non è per caso un caso che andando, incamminandoci nei boschi, troveremmo sui rami degli alberi una serie di decorazioni di nastrini colorati che appunto fanno parte delle cerimonie tradizionali e che sì, assolutamente è vietato toccare per rispetto e che appunto fanno parte della cultura dei nativi. Uno dei sentieri che io suggerisco è proprio quello di Tower Trail, che è solo di 2 chilometri, molto piacevole, immerso nella natura. E quindi vedete dall'immagine addirittura questo monolite che ha sulla dorsale, sui fianchi, queste striature. E nel particolare vedete che addirittura è oggetto di interesse per chi fa free climbing, arrampicata libera. È uno dei monumenti, diciamo, che non è vietato fare arrampicata, anzi direi che è la sfida che moltissimi appassionati di arrampicata libera sempre si apprestano a fare. Quindi quando noi andiamo a Davis Tower, se puntassimo l'occhio, vedremo tanti micro persone, no, in questa immensità di questo monumento, che si apprestano a scalare per arrivare fino alla cima, alla vetta. Bene, allora, dopo questa visita a Davis Tower, che viene chiamata la Torre del Diavolo, noi rientriamo nel Montana, che proprio siamo a ridosso, il confine è vicinissimo, e attraverseremo una parte del Montana orientale per raggiungere il Makoshika State Park, un parco incredibile, e poi entreremo in North Dakota e poi successivamente in South Dakota. In North Dakota faremo delle tappe importanti a Medora, a Newtown, che hanno interesse perché siamo in piena riserva indiana, e poi più a sud a Dickinson, e arriveremo in South Dakota, dove faremo tappa a Faith e poi a Hot Springs nelle Black Hills, la parte sud-occidentale del South Dakota. Il fulcro della nostra visita in North Dakota è senza dubbio il Parco Nazionale Theodore Roosevelt, che è l'unico parco nazionale americano che porta il nome di una persona, Theodore Roosevelt, poi come ben sapete è stato uno dei presidenti degli Stati Uniti d'America. Poi avremo una visita invece in South Dakota al Parco Nazionale delle Badlands e ovviamente ai due grandi, grandi monumenti di granito che sono il Mount Rushmore Memoriale nazionale e ovviamente vicino c'è poi Crazy Horse. Come vedete, questo è il tragitto nella cartina ed ecco qui la nostra prima tappa al Makoshika State Park. Questo è un parco immenso, è il più grande parco statale del Montana, sono oltre 4.400 ettari a 700 metri di altitudine, quindi se confrontiamo le altre altitudini che abbiamo preso in esame prima nelle nostre tappe del Wyoming siamo leggermente più bassi, ma quello che caratterizza questo parco sono queste Badlands, quindi per noi è molto bello perché diamo una continuità tra il Makoshika State Park e poi il Theodore Roosevelt National Park, il cui paesaggio è proprio costituito dalle Badlands. Questo è uno dei territori che ha regalato il più ampio, uno dei più ampi numeri di reperti di tirannosauri e triceratopi che siano stati trovati in queste terre. È meraviglioso, possiamo fare delle splendide passeggiate e quindi inoltrarci un attimo nel territorio e soprattutto calpesteremo, vedremo queste impronte gigantesche dei triceratopi. È uno dei più bei parchi statali del Montana e anche qua devo dire che se riuscissimo ad arrivare a passare alcune ore all'interno del parco e arrivare in serata. Perché? Perché questo luogo è stato recentemente definito zona dark sky,
dalla International Dark Sky Association. Quindi è una delle zone più belle per osservare le costellazioni. Non abbiamo luce, le piccole comunità sono molto distanti, quindi non sono invasive, non creano assolutamente illuminazione. Direi che la nostra poesia notturna con i cieli stellati di nuovo continua al Makoshika State Park, zona assolutamente tra le più belle e tra le più selvagge e certamente non frequentate dal turismo di massa. Questi sono i luoghi dei veri viaggiatori, con questo senso incredibile dei grandi spazi del Montana e dei grandi cieli del Montana. Siamo in una zona, peraltro, che interessa anche le Northern Lights, ovvero l'aurora boreale. Siamo a longitudini e latitudini tali per cui sia nel Montana sia nel Nord Dakota possiamo godere di questo spettacolo, che di norma si svolge nei mesi che intercorrono tra settembre e marzo. Quindi ecco perché c'è l'invito, diciamo, a estendere la nostra esplorazione non solo nelle ore diurne, ma approfittare anche di queste ore notturne, perché questa è un'esperienza unica. Noi che non siamo abituati ai dark sky, perché viviamo in un paese, l'Italia, troppo piccolo, con troppa illuminazione, mentre qua riusciremo veramente a godere di uno spettacolo che per noi è sconosciuto. Noi non riusciremo mai in Italia a vedere a occhio nudo una Via Lattea, a meno che non andiamo in un planetario con dei telescopi. Qui a occhio nudo invece riusciamo a dominare questo spettacolo della natura. Makoshika, nella lingua Lakota, guarda caso, vuol dire Badland. Questi paesaggi ancestrali con queste formazioni antichissime di rocce stratificate che ci regalano anche dei colori molto particolari. È un parco, direi, da un punto di vista geologico di grandissimo fascino, così come da un punto di vista paleontologico. Inviterei Sabrina a farci vedere questo bellissimo video sul Makoshika State Park. Grazie Sabrina. Grande fascino e soprattutto delle terre ancestrali antichissime. Avete visto, non c'era affollamento, quindi la libertà di poter fare anche una camminata, hiking, andare in esplorazione, un pochino cogliere questo senso degli spazi, della libertà, ma soprattutto dell'antichità di queste terre. Paesaggisticamente parlando è uno dei punti più belli e più affascinanti della Montana orientale. Continuiamo, entriamo in Nord Dakota e qui la nostra prima tappa è a Medora e assolutamente arriveremo magari in serata e ci godiamo
un bel musical. È il musical per antonomasia, la narrazione del Wild West che si svolge d'estate, tra la fine di giugno e la fine d'agosto, in questo anfiteatro naturale a ridosso delle Badlands del Theodore Roosevelt National Park. È uno spettacolo open air, incredibile, che mixa elementi della storia a elementi ovviamente del West. Addirittura c'è un'entrata in scena dei cavalli sul palcoscenico, elementi ovviamente musicali, di danza e tutto quello che è il patriottismo americano. Secondo me è uno spettacolo che ne vale la pena per chi ama l'America, perché è la voce proprio dell'America. E poi ovviamente non può mancare in una serata del genere fare un'esperienza con uno dei piatti tipici, la pitchfork fondue, che sono queste bistecche enormi che vengono inforcate e poi cotte nell'olio bollente e servite con la patata tipica, la baked potato, con la pannocchia e con i baked beans, con i fagioli. Ed è un tocco così per il palato, e poi andremo appunto sul palcoscenico ad ammirare questo spettacolo. Medora è questa cittadina di grande fascino e conserva ancora moltissime sfaccettature del suo passato western. Io suggerisco di andare ad alloggiare al Rough Riders Hotel, che ha uno splendido ristorante. È un albergo tutto di legno nel cuore della cittadina, direi che è il più bello, e il suo edificio risale al 1880, non ha tantissime camere, 76 camere, ma decisamente l'atmosfera è molto avvolgente e di nuovo ci sentiamo un po' pionieri, perché non, benché sia una struttura ovviamente con tutti i comfort moderni, però ci richiama uno stile di vita anche nelle decorazioni, questo grande camino di pietra e nel genere anche di stile a quello che era il vecchio West. Allora, qua Medora vale senz'altro la visita, almeno per una giornata intera, a quella che è la parte meridionale del Theodore Roosevelt National Park. È diviso il parco nazionale in due zone, la parte settentrionale e la parte meridionale. Medora è la porta d'accesso alla parte meridionale. Ed è qui che si trova anche questa cabin, no? Questo bungalow tutto di tronchi d'albero, che fu costruito da Theodore Roosevelt quando lui decise di abbandonare la costa est della New York dopo una disgrazia, un lutto tragicissimo in famiglia, ed andarsi a ritirare, un po' come diciamo una fuga sabbatica, in Nord Dakota. Quindi all'epoca già il Nord Dakota risuonava come una terra selvaggia. E costruì questa cabin, e la cabin oggi è visitabile. Troviamo addirittura degli elementi originali che sono stati posseduti da Theodore Roosevelt, il suo piccolo scrittoio, la sua pipa, i suoi occhiali, la sedia ovviamente dove soleva sedersi a riflettere. Insomma, è anche questo un salto indietro nella storia. Qua Theodore Roosevelt ha iniziato, diciamo, un'epoca di vita che l'ha aiutato molto, perché dopo la grande lutto, la grande disgrazia, il Nord Dakota l'ha diciamo liberato e l'ha aiutato a trovare se stesso. Guardiamo di nuovo, grazie a Sabrina, questo video su Medora per capire lo spirito di Medora e soprattutto le atmosfere di Medora fortemente calata nella storia. Medora has always been a place of dreams. From the Marquis de Moore's dream of a cattle empire in the American West, Theodore Roosevelt's dream of an idyllic but strenuous escape from grief, and finally to Harold Schaefer's incredibly bold dream of rebuilding a broken-down cow town and preserving Medora's Western charm for generations to come. Thank you.
Today, the dream lives on through the Theodore Roosevelt Medora Foundation. It is our mission to preserve the Badlands experience, present the history of the West, and serve the traveling public here in Medora. None of it gets done without the wonderful work of the people of North Dakota and those from around the world who come to Medora every year to achieve remarkable feats. Whether from Bismarck or Bulgaria, Dallas or the Dominican, from Taiwan to South Africa, or from a ranch just outside of town, the people of Medora are what makes this experience so unique. We are an organization of big dreams, filled with big dreamers, bold enough to think we can accomplish big things. We connect people to Medora for positive, life-changing experiences, and we don't plan on stopping anytime soon. Questa tradizione di Medora è fortemente legata alla figura di Theodore Roosevelt. Vi volevo anche già anticipare che proprio a Medora, che è appunto, come dicevamo, la porta d'accesso al Parco Nazionale nella sua porzione meridionale, inizierà una grande costruzione importantissima che probabilmente verrà terminata nel 2025, ed è la Theodore Roosevelt Presidential Library. È un grande, grande progetto che ovviamente voi sapete, tutti i presidenti degli Stati Uniti d'America hanno una propria library, ed è stato giustamente deciso che la library dedicata a Theodore Roosevelt non potesse che sorgere a Medora. Quindi è stato già approvato il progetto, è un progetto molto affascinante, ed è un progetto che narra lo spirito soprattutto del Nord Dakota, lo spirito di Theodore Roosevelt, che ha segnato la storia in quella che è il conservazionismo in America, quindi la difesa della natura, della fauna e dell'ambiente, perché proprio grazie a Roosevelt che poi sono iniziati i parchi nazionali americani. Medora rimane con spirito fortemente western, e da Medora sappiate che possiamo addirittura intraprendere delle belle gite a cavallo per entrare dentro il Theodore Roosevelt National Park a cavallo. Quindi da Medora è possibile fare questa attività outdoor. Theodore Roosevelt National Park sono 28.000 ettari di paesaggio selvatico, di fauna incredibile, dove spicca ovviamente la mandria di bisonti, ma non solo, perché abbiamo anche una mandria di cavalli Mustang, in Nakota Horse, che è una razza equina tipica solo del Nord Dakota, con un manto incredibile, scuro, tendente al blu-nero, e quindi intraprendiamo questa scoperta del versante meridionale. Il parco è aperto tutto l'anno, con costi assolutamente molto papabili, e ovviamente è un parco che ci strega, perché quello che abbiamo visto a Makoshika State Park qui è estesissimo. Quindi le Badlands sono la caratteristica del Theodore Roosevelt. Quindi ci fermeremo molto spesso a fare degli scatti fotografici, non andremo a grande velocità perché la fauna selvatica ovviamente spazia anche lungo le strade. Incontreremo non solo i bisonti ma anche i prairie dogs, avremo delle intere vallate che sono delle community di prairie dogs, e poi in mezzo al parco scorre il Little Missouri River, che è un affluente del fiume Missouri. È un parco di estremo fascino e, come vi dicevo, a Peaceful Valley Ranch, per chi ama andare a cavallo in edifici storici, potremo addirittura trovare chi ci guiderà a fare una bella passeggiata a cavallo, disponibile da maggio
fino a settembre ed è uno dei percorsi classici per chi ovviamente vuole compiere questa esperienza come la faceva nei tempi Theodore Roosevelt. Ora, dalla parte meridionale di Medora arriviamo alla parte settentrionale del parco di Theodore Roosevelt e quindi sono 100 chilometri che noi percorriamo in una strada scenografica molto bella per raggiungere questo versante del parco e lì continuiamo la nostra esplorazione e successivamente, dopo Watford City, noi ci dirigeremo verso Newtown, che è diciamo, il centro della riserva dei Mandan, degli Aridazza e degli Arikara, che è una riserva importante in Nord Dakota, la Fort Berthold Indian Reservation. Godiamoci ancora questi paesaggi del Theodore Roosevelt, eccoli qua, i cavalli mastano allo stato brado. Ovviamente una mandra che viene gestita dal servizio dei parchi nazionali e dai ranger. C'è sempre ovviamente una armonizzazione tra la mandra e l'ambiente in termini di ecosistema, quindi bisogna bilanciare anche ogni anno la presenza di un numero superiore di cavalli affinché non sia disarmonico il sistema per anche le altre creature, gli altri animali. Abbiamo una scenic drive nella North Uni, quindi una bellissima percorso che noi faremo in automobile con delle viste spettacolari e possiamo fare ovviamente delle belle passeggiate anche delle camminate nella natura. Magari stiamo attenti un attimo alle mandrie dei bisonti, osserviamo sempre quella distanza di sicurezza perché ricordo che è un esemplare selvatico, quindi non dobbiamo disturbare mai la fauna e non dobbiamo, direi, sottovalutare la potenza del bisonte. Rimarremo attoniti davanti a certe formazioni, che sono formazioni che si sono forgiate nel corso del tempo grazie ai venti e grazie all'acqua, come queste che vediamo, che sono dei veri e propri hoodoo, né più né meno, che danno quel senso anche di magia. Spettacolari anche dei reperti di foreste pietrificate che troviamo in questo versante settentrionale del Parco Nazionale. Quindi è un parco che si presta veramente a essere scoperto anche con delle belle passeggiate a piedi. Guardate questa formazione geologica straordinaria che non a torto viene chiamata Cannonball, le palle di cannone. Sembrano fatte quasi artificialmente, in realtà è un prodotto proprio geologico della natura e queste stratificazioni nella roccia, nel terreno, disegnate appunto dal tempo, dall'acqua. Vediamo, grazie a Sabrina che ce lo manda in onda, questo video sul Theodore Roosevelt National Park. If you were like everyone else, you wouldn't be here in this fascinating part of North Dakota called Theodore Roosevelt National Park. Because you don't follow the crowd, you follow your curiosity. Plan your visit at NorthDakotaLegendary.com. La curiosità, non le cose già viste, non le cose già conosciute. Questa è veramente una scoperta mai vista. Posti veramente che ci portano nell'essenza di quella che è, a mio parere, la vera America. Entriamo a Fort Berthold, andiamo a trovare gli Arikara e gli Dyaks Ne Mandan, che sono le Three Affiliated Tribes, tre tribù che sono unite, convivono pacificamente. Lavorano, operano e accolgono ovviamente il turista, il viaggiatore, oggigiorno, facendogli provare delle esperienze. Allora, qui parliamo di tribù che si sono unite dopo il Trattato di Fort Laramie, il famoso forte che andremo poi a visitare in Wyoming nel 1851. Direi che questa riserva ha
avuto tutta una serie di avventure perché si trova praticamente sulle sponde di questo enorme lago, Lake Sakakawea, di 62.000 ettari, ma questo lago è un lago artificiale che ovviamente si è creato inondando le terre grazie alla costruzione della Garrison Dam, questa diga enorme, ma le terre non sono state ovviamente inondate per fare un dispetto agli indiani, è stata un'opera di ovviamente strutturazione dell'agricoltura. L'agricoltura è una delle risorse economiche fondamentali di buona parte del Nord Dakota e quindi hanno creato anche nuove opportunità per le comunità, per le popolazioni, nonché per ovviamente il governo tribale di Fort Berthold. Questa è una delle riserve più affascinanti del Nord Dakota, dove si è sviluppato anche un turismo tribale e quindi si possono trascorrere delle bellissime ore con queste guide indiane che ci coinvolgono totalmente nelle loro tradizioni, ci possiamo assistere alle danze, ai loro costumi, possiamo anche mangiare insieme a loro, ma soprattutto fare un'esperienza che altrimenti altrove non sarebbe così spontanea e così genuina, così autentica. Il portavoce che cura questo aspetto dell'ospitalità, del benvenuto verso ovviamente il visitatore straniero è Jason Morissette. Jason adesso parla e vi illustra che cosa loro sono in grado di presentare al viaggiatore. Prego, Sabrina. This is my home. Come in. My name is My name Jason is Jason Morissette. Morissette. I represent the Mandan, Hidatsa, Mandan, Hidatsa, Arikara Rikara nations of the nations Fort of Berth the of Fort Indian Berth of the Indian Reservation. Reservation. We're proud We're Native proud Native Americans. We're Americans. proud people We're of proud this people land. of this land. We've been We've here been here before anybody before else. anybody else. We've been We've North been Dakota North Dakota this whole this time. whole time. We just We didn't just know the didn't know language. the language. Now we know the Now we know the language. language. My favorite My thing to do favorite around thing to here do around here is to go is to walk go walk in all in these all hills these that you see hills that around you here. see around here. It's the fish, The fish. it's the hunt, It's the it's hunt. to It's to get in a get canoe, in a get canoe, in a get in kayak, a get kayak, on that get on water, that go play water, in it. go play in it. There's more to There's this more to native this culture native that culture that a lot of a people will lot of never people will ever never ever understand, and we want to understand, be and able we to want to be show able to them show the them understanding the of who we understanding of are. who we You are. walk out You your walk door, out what's your the door, first what's thing the you first see? thing you see? You hear You nothing hear but nothing but commotions, but commotions, what we don't but what get we is, don't get is, listen. listen. You hear the You bugs hear down the bugs below. down below. You hear the You hear water the behind you water just behind me just splashing in the splashing wind. in the wind. You can hear it. You can hear it. Jason Morissette, Jason Morissette, and come and comes, check out my and North check out my Dakota. North Dakota. Let's create some Let's fun create some together. fun together. You know? You know? That's my That's favorite thing my to favorite do. thing to do. Jason ha con i suoi ovviamente compagni della tribù ha creato tutta una serie di esperienze per noi. Si può andare a pescare, si può andare a cacciare, si può andare sul lago, sulle loro imbarcazioni. Hanno uno splendido casinò, hanno un lodge incredibile. Creano per noi eventi, ci fanno visitare gli Earth Lodge. Questi indiani non abitavano in tende tipi, ma in Earth Lodge. Quindi è un'esperienza veramente diversa, molto molto originale. Sono persone di estrema accoglienza, di grande apertura mentale e disponibile anche a rispondere a tutti i nostri quesiti, le nostre curiosità. Si rendono ben conto che noi viviamo in un mondo completamente diverso e quindi ci insegnano anche ad ascoltare i rumori della natura, i suoni della natura e, come dice Jason, anche il rumore dell'acqua, il rumore del volo degli insetti. È importantissimo. Rientriamo in una dimensione con Jason straordinaria, di una grande esperienza in una riserva indiana nativa. Le gite sul yacht, sul lago Sacagawea, sono una delle prerogative. Si svolgono dal Memorial Day Weekend, quindi da fine maggio.
E poi, come dicevo, possiamo soggiornare al Four Bears Casino and Lodge, meraviglioso, che è appunto in terra tribale di loro proprietà. Quando noi soggiorniamo presso i loro alberghi, noi aiutiamo l'economia tribale degli indiani nativi d'America. Quindi io direi che questo è un punto molto importante. Questi sono gli Earth Lodge, che erano le dimore originali. Oggi loro non vivono più negli Earth Lodge, evidentemente, ma sono stati in grado di ricostruirle, né più né meno, usando le stesse tecniche impiegate 6.000 anni fa. Questi Earth Lodge si trovano sulle sponde del Grande Lago, e dove noi andremo ovviamente ad assistere a queste attività con gli indiani nativi. C'è un grande lodge cerimoniale addirittura di 27 metri di diametro e 6 più piccoli per ospitare, che un tempo ospitavano le famiglie. E quindi è curioso anche vedere come sono stati costruiti. All'interno possiamo entrare e capiamo bene la suddivisione degli spazi. Con Jason oggi è possibile, perché hanno formulato questa offerta, pernottare in un Earth Lodge, quindi puoi fare passeggiate a cavallo, ascoltare le loro storie. Certo, qua bisogna sapere la lingua inglese, ma sono storie veramente legate a incredibili esperienze e a leggende. E poi ovviamente assistere a delle danze tipiche dei Powwow e altri eventi che loro ovviamente organizzano. Questa è un po' l'atmosfera. Queste due ragazze che vedete sono vostre colleghe, italianissime. Come vedete, hanno avuto l'opportunità addirittura di indossare la regalia e quindi di capire anche come vengono fatti questi costumi. È un'esperienza unica, straordinaria. Bene, ci spostiamo, lasciamo Fort Berthold, puntiamo la direzione verso sud, verso Dickinson, cittadina che ospita il Dickinson Museum Center, e all'interno di questo museo abbiamo una sezione che è il Badlands Dinosaur Museum. Questo è un museo preziosissimo perché ospita la più vasta collezione di dinosauri fossili del North Dakota. È straordinario perché è una collezione vastissima, ma soprattutto come è presentata, anche con dei minerali affascinanti. Io direi che ne vale molto la pena, soprattutto le famiglie con i bambini. Qui i bambini sarebbero molto felici di poter osservare da vicino un triceratopo o un Tyrannosaurus Rex. Quindi breve tappa che ne vale la pena prima di andare a perlustrare l'Enchanted Highway in zona Regent, quindi leggermente a sud di Dickinson, che è una strada incredibile decorata a destra e a sinistra lungo la prateria da enormi sculture di latta che sono opera di quest'artista Gary Graff. Gary, per riportare in auge Regent, che piano piano si stava spopolando, ha avuto questa incredibile trovata, cioè attirare il viaggiatore con queste enormi sculture. Lui ha cominciato a riciclare della latta e si è ispirato alla natura del Nord Dakota, all'umanità del Nord Dakota, la famiglia dei contadini, ad esempio, che qui vediamo rappresentata, e così ha decorato 51 chilometri di strada con queste enormi sculture di latta. È un'attrattiva, ci si può fermare, ovviamente fare le nostre fotografie, ma anche questa è uno di quei passaggi che senz'altro entusiasmerà il pubblico più giovane dei bambini. Ed è una bella strada, è veramente una bella strada perdita d'occhio nella prateria del Nord Dakota. Ormai siamo arrivati al South Dakota. La nostra direzione dal Nord Dakota ci porta a Faith, verso sud, e qui guardate. Qui non abbiamo ovviamente uno scheletro di triceratopo, ma abbiamo un monumento moderno costruito in ricordo del più grande e completo Tyrannosaurus Rex, che è stato trovato qui nel 1990. Come vi dicevo, è una zona molto generosa in termini paleontologici,
Quindi Faith in South Dakota è rappresentato da Sue, eccola qui Sue, questa scultura che dà il benvenuto in queste terre antiche. Fermiamoci e guardiamo questo monumento incredibile, guardate come è stato costruito, direi assolutamente originalissimo. Ora noi ci dirigiamo verso sud, andando a Wall col suo Wall Drag, e ci troviamo a ridosso del Badlands National Park, il parco nazionale delle Badlands in South Dakota. Vedete sulla cortina dove Wall, dove è posizionato il parco nazionale, non siamo lontani dalla cittadina di Rapid City e neanche dal famoso Mount Rushmore National Memorial. Wall si trova a 12 km a nord del parco nazionale e 88 km a est di Rapid City. Ma perché ci fermiamo a Wall? Ci fermiamo a Wall perché è curiosissima. Innanzitutto è piena di queste incredibili attrattive lungo la strada che né più né meno narrano, no, questo record paleontologico della South Dakota, con queste sculture, no, che sono sculture che datano anni 50, anni 60, che sono delle roadside attraction. E quindi ci divertiamo a leggere anche tutta la cartellonistica che ci accompagna di chilometro in chilometro fino a raggiungere Wall Drag. Come nasce Wall Drag? Wall Drag è una piccolissima, piccolissima comunità, una comunità che esplode durante gli anni della depressione, quindi parliamo degli anni 30, quando inizia leggermente un primo accenno del turismo in automobile, e in queste distese incredibili, assolate, non c'erano certamente gli autogrill. Quindi una famiglia ebbe questa inventiva molto felice di creare un posto dove si serviva gratuitamente acqua fresca, gelata, no? E poi era un posto di ristoro dove poter mangiare qualcosa. Oggi Wall Drag è un posto incredibile, si mangiano degli squisiti donuts che vengono sfornati ogni giorno freschi, il caffè costa solo 5 centesimi, l'acqua ghiacciata è sempre gratuita, ma si mangiano degli hamburger squisiti di carne di bisonte. E in più è pieno di botteghe incredibili, dove ci sono ovviamente vari ricordi, souvenir, ma anche degli articoli di pregio, tipo gli stivali del cowboy, le cinture, e anche un piccolo museo, diciamo, della storia di questo Wall Drag. Direi che è una sosta assolutamente must, molto classica, molto tipica, ed è entusiasmante per tutti. È una salto indietro negli anni 30, negli anni della depressione, ma soprattutto l'inventiva di una famiglia che ha fatto di questo posto un luogo di grande popolarità e successo. È la nostra porta poi d'accesso al Badlands National Park, altro parco nazionale maestoso, splendido, che si è forgiato nel corso del tempo, dei secoli e dei millenni, grazie al vento e all'acqua, e ci ha regalato un paesaggio che è conformato da pinacoli, da un labirinto di terre calcaree incredibili, che a seconda dell'ora, del giorno e della luce del sole acquistano dei colori estremamente affascinanti. Il mio consiglio è di andarci o la mattina presto o la sera verso il tramonto, perché senza dubbio lo spettacolo del paesaggio è al massimo. Ora, anche qua il consiglio è di tentare di fare un tour, possiamo girarlo tranquillamente in auto, c'è un loop tour molto classico, meraviglioso, con varie piazzuole di sosta, dove poter fare anche delle brevi camminate, passeggiate, e ci sono dei terrazzamenti panoramici dove possiamo fare delle splendide foto, e soprattutto essere un po' con l'occhio sempre puntato, perché anche qui c'è fauna selvatica allo stato brado. Abbiamo anche qui una mandria di bisonti, e poi abbiamo le antilopi, abbiamo le antilocapre, abbiamo tutta una serie di furetti
importantissimi che sono tra gli animali più tipici che troveremo qui nelle Badlands e ovviamente tutta una serie di esemplari dell'avifauna. Quindi è un parco che vive, ma soprattutto un parco che ha una delle più grandi testimonianze, direi, di fossili e di ere geologiche importantissime per chi è appassionato ovviamente di geologia e paleontologia. Guardate la colorazione di queste terre, le Badlands. Quindi continuiamo questo discorso dal Makoshika State Park del Montana al Theodore Roosevelt nel North Dakota e le Badlands del South Dakota con queste terre colorate di, ovviamente che ricordano molto i nostri calanchi e che sono di estremo fascino. Tentiamo di raggiungere le ore serali perché anche qui avremo dei cieli stellati meravigliosi e una Via Lattea assolutamente di gran fascino. La Stellar Experience, ad esempio, sono eventi estivi e sono i programmi che sono svolti dai ranger. E qui possiamo, né più né meno occhio nudo, ammirare oltre 7000 astri e la galassia della Via Lattea. Vi potete credermi che è una delle esperienze più belle anche qui al Parco Nazionale delle Badlands. È importante sapere che possiamo stare anche di sera, di notte, a godere di questi spazi e del cielo stellato. Non abbiamo l'urgenza di tornare per forza subito in albergo. Quindi possiamo magari andare a Wall, mangiare qualcosa e ritornare poi indietro nel parco a goderci questa esperienza con i ranger del cielo stellato. Ora, nella zona certamente è di forte attrattiva e interesse la riserva degli indiani nativi e qui siamo in un luogo direi quasi, vorrei dire, sacro, che è il monumento del massacro di Wounded Knee, che è stato un episodio molto triste nella storia ovviamente degli indiani nativi in America, con un massacro che purtroppo uccise moltissimi innocenti disarmati. Siamo nella riserva indiana di Pine Ridge, una delle riserve più povere del continente nordamericano e è anche una delle più affascinanti, se vogliamo. Quindi una parte del Parco Nazionale delle Badlands, guarda caso, si trova in territorio tribale. Quindi abbiamo un versante settentrionale e un versante meridionale invece in territorio tribale. Quindi osserviamo rispetto ovviamente quando passiamo in questo territorio tribale e soffermiamoci in questi luoghi che sono luoghi di memoria, luoghi di quello che è la cultura Lakota. Io suggerisco di fermarsi alla Red Cloud Indian School, che è proprio una scuola all'interno della riserva, la vediamo qua in questa immagine. È una scuola che è nata grazie alla missione dei gesuiti e che conserva uno dei più bei musei di arte e cultura Lakota. Quindi possiamo effettuare un tour accompagnati da una guida Lakota che ci spiegherà tutta l'espressione della loro arte, che non è solo nei manufatti ma anche in dipinti, in acquarelli, in murales. È straordinaria. Qui per esempio abbiamo l'immagine di un indiano Lakota dove, guarda caso, a Devil's Tower, che come dicevamo è luogo sacro per la tribù dei Lakota. Invece quest'altra tomba che vediamo a fianco è la tomba di Nuvola Rossa, grandissimo leggendario guerriero nativo indiano della tribù Lakota, si convertì alla fine della propria vita al cristianesimo ed è qui sepolto con la moglie. Quindi piccolo cimitero affiancato alla Red Cloud Indian School, assolutamente oggetto di una tappa secondo me importantissima e fortemente emozionale. Bene, lasciamo a questo punto anche la riserva di Pine Ridge, ci dirigiamo verso Hot Springs e come dice la parola qua ci sono delle fonti termali calde. Il mio suggerimento è di rilassarci al Moccasin Spring, che è operativo e aperto da maggio a dicembre. È una bellissima operazione compiuta localmente
nell'attivare delle vasche termali di acqua calda, abbinandole a un alloggio, ma soprattutto a un centro spa per trattamenti e massaggi e a un ristorante. Quindi siamo in un luogo dove ci rigeneriamo, ci possiamo riposare e rilassare e soprattutto nutrirci facendo un buon pasto. Prego Sabrina di farci vedere questo video sul Moccasin Springs di Hot Springs, South Dakota. Secondo. Assolutamente ideale per rilassarsi, riposarsi, fare un bel massaggio e sguazzare nell'acqua calda. Hot Springs è famoso per le sue fonti termali di acqua naturale, sorgiva calda, quindi ottima opportunità. Non lasciamo Hot Springs se non abbiamo ancora visitato The Mammoth Site. Questo è un luogo assolutamente mitico. Qui è stato fatto il più grande, più massiccio ritrovamento di mammoth precolombiani. Direi che è un museo straordinario perché non solo vediamo ovviamente uno scheletro a dimensione reale, ma troviamo proprio l'intero scavo che è stato inglobato nel museo. Quindi abbiamo un'idea molto chiara della dimensione dello scavo, ma soprattutto di come sono stati trovati questi reperti fossili di mammoth. È incredibile perché continuano a scavare ancora oggi, tant'è che gli scavi sono aperti anche al volontariato, a noi che viaggiamo, se abbiamo interesse, se ci piace la paleontologia, ci fermiamo più tempo a Hot Springs e prendiamo parte agli scavi. Un museo che ne vale molto la pena, c'è un laboratorio anche, quindi a livello scientifico siamo veramente al top. Sosta che farà felice ovviamente le famiglie
le famiglie con bambini. Straordinario e senza dubbio uno dei luoghi più belli per la paleontologia nel Great America West. Ma adesso un po' di natura, quindi perché non andare a trovare i cavalli mustang selvatici allo stato brado, al Wild Horse Sanctuary, che è un'organizzazione non profit, che è ovviamente supportata da donazioni, e qui con una nostra guida, quindi accompagnati, possiamo perlustrare le colline, qui siamo nelle Black Hills, e andare ad avvistare queste mandrie di cavalli selvatici allo stato brado. È emozionante, è straordinario, senza dubbio è un'esperienza da fare, quindi io vi invito a tenerla sul taccuino, è originale e soprattutto è anche una donazione che noi facciamo a chi ha avuto questa iniziativa e difende e protegge i cavalli Mustang. Wild Horse Sanctuary, Hot Springs, South Dakota. Siamo ormai arrivati al Custer State Park, è un parco statale importantissimo in South Dakota, conserva la più grande mandria di bisonti di proprietà statale, che appartiene quindi allo stato del South Dakota. È un parco che possiamo girare tranquillamente in auto, c'è un percorso proprio guidato, un loop tour fenomenale, troviamo questo Sylvan Lake molto bello sul quale possiamo anche compiere delle gite in canoa, ma soprattutto è un parco dove ammiriamo tantissima fauna selvatica, possiamo fare delle escursioni, c'è addirittura un safari se vogliamo lasciare la nostra macchina al parcheggio e invece prendere parte a un safari accompagnato che quindi va anche fuori strada e si inerpica sulle colline proprio per andare a avvistare i bisonti. Bellissime le strade che attraversano questo parco, famosa è la Needles Highway, che sono 22 chilometri serpeggianti attraverso anche dei tunnel che vedete sono molto stretti e molto bassi, quindi non è consentito certamente né a pullman né a roulotte, e sono strade che sono anche battute da motociclisti e ciclisti. È uno dei parchi più belli decisamente della Great America West. Le formazioni di roccia sono antichissime, ovviamente richiamano lo splendore delle Black Hills, che sono completamente poi coperte da pini, le famose colline nere sacre ai nativi indiani Lakota. Custer State Park dà l'appuntamento ogni anno alla fine di settembre al più grande raduno dei bisonti in Nord America. È un censimento che ogni anno viene istituito dal governatore dello Stato e ovviamente ci fa assistere a uno spettacolo incredibile perché cowboy a cavallo o a bordo di pick-up radunano 1500 capi di bestiame per poter operare il censimento e le vaccinazioni ai piccoli che sono nati durante la primavera. Spettacolo gratuito, assolutamente di forte impatto, molto molto emozionale, e anche questa è l'epopea del West. È il bisonte, è la leggenda, sono gli indiani nativi in America e questo grande esemplare che oggi è tornato a ripopolare le praterie del Great America West. Dentro il Custer State Park abbiamo un'offerta incredibile di lodge, molto belli, storici, sono 6 lodge, e poi abbiamo 7 cabin di lusso. Fanno parte del Custer State Park Resort e quindi sono aperti per tutta la stagione estiva. E in alcuni di questi diciamo che ci sono proprio delle reminiscenze storiche, perché buona parte dei presidenti, tra cui Theodore Roosevelt, in tempi remoti venivano qui proprio per le loro battute di caccia. Quindi ambienti storici molto belli, sempre di pietra e di legno, molto affascinanti, e ristoranti fenomenali per gustare ovviamente la selvaggina e i piatti locali. Ora siamo vicinissimi alle grandi attrattive di Crazy Horse Memorial e ovviamente del Mount Rushmore National Memorial, sono l'uno e l'altro distanti neanche 30 chilometri
quindi le possiamo combinare insieme, indifferentemente se volete iniziare da Mount Rushmore, che si trova a Keystone, oppure da Crazy Horse Memorial. Come vedete, siamo in una zona naturalistica e ogni strada è una strada scenografica, quindi il piacere anche di raggiungere queste attrattive percorrendo delle strade che sono sublimi proprio per la natura che ci viene mostrata. Eccolo il Crazy Horse Memorial, ancora in fase di completamento, non possiamo sapere quando verrà completato questo, direi, enorme mausoleo memoriale al più grande condottiero cavallo pazzo degli indiani nativi in America. Ad oggi il volto è stato completato, si sta lavorando ormai da mesi al braccio teso e poi alla testa del cavallo sul quale ovviamente cavalca Crazy Horse. È una delle sculture, peraltro questa a tutto tondo, intagliate nella montagna granitica più grandi del mondo. Ovviamente anche qua possiamo deliziarci con la ristorazione, un fry bread con un tatanka stew, uno stufato di bisonte, al ristorante Laughing Water, che è proprio il ristorante del Crazy Horse Memorial, e poi nel pomeriggio assistere alle danze dei nativi indiani e proprio sullo sfondo ammirare questo memoriale. È una delle tappe fondamentali, è molto affascinante e direi che una volta fatto Crazy Horse Memorial è evidente che si va al Mount Rushmore e qui ci renderemo conto della magnitudine del Crazy Horse, perché Mount Rushmore sta 10 volte dentro a Crazy Horse Memorial. Anche qui un museo incredibile, anche a Crazy Horse c'è un museo degli indiani nativi d'America straordinario che invito assolutamente a visitare, e anche qua c'è un museo che narra né più né meno questa grande operazione del costruire il monumento alla nazione, agli Stati Uniti d'America, con i volti dei quattro presidenti. Penso che tutti voi li riconosciate, e sono Washington, Jefferson, Theodore Roosevelt, guarda caso, e Abramo Lincoln. Ricordo che anche curiosamente uno dei grandi film di Hitchcock fu filmato proprio qua, è uno dei film, direi, che ancora oggi riguardandolo è un thriller che ci tiene un po' sulle file del rasoio, no? Ed è senz'altro uno dei più avvincenti. Per l'alloggio, questa è una proposta che ci immerge in pieno nella natura, Under Canvas, è un glamping decisamente meraviglioso, con questi campi tendati, completi addirittura non solo di letti comodi con lenzuola raffinate, ma anche di bagno e toilette privati nella propria tenda. E molte di queste tende, che vengono chiamate stargazing, hanno la calottina trasparente per consentire di stare dal letto belli comodi e ammirare i cieli stellati. Questa è una proposta per chi magari vuole per una volta abbandonare la tradizione dell'albergo, della camera tradizionale, e andare un pochino più nell'avventura e stare in mezzo alla natura. Questo Under Canvas si trova praticamente quasi ai piedi della Mount Rushmore, quindi da alcune di queste tende riusciamo a intravedere addirittura Mount Rushmore. Bellissimo alloggio che assolutamente riesce ad abbinare la natura del West a uno stile anche di campeggio che non è propriamente, direi, troppo selvaggio, ma che offre del comfort. Rapid City è la nostra tappa cittadina ovviamente porta d'accesso alle Black Hills, assolutamente simpatica, vivace, con dei bellissimi musei e soprattutto con un bellissimo Prairie Edge, che è un emporio di manufatti nativi, quasi un museo, questa piazza molto vivace la sera, dove è il ritrovo dei cittadini, soprattutto d'estate ci sono intrattenimenti come band musicali dal vivo e si mangia all'aria aperta.
Suiza. E poi è la città dei presidenti. Vedete che qui c'è la statua eretta due anni fa per Barack Obama. Quindi troviamo tutte le statue di tutti i presidenti americani e quindi si può fare una caccia al tesoro alla ricerca di tutti questi monumenti e così la scusa è per esplorare Rapid City. E poi la sera andiamo alla Firehouse Brewing Company, che è un bellissimo birrificio artigianale di Rapid City, per assaggiare le birre locali e di nuovo gustare magari una bistecca o un hamburger di carne di bisonte. Bisonte, ricordo che è una delle produzioni fiore all'occhiello, ovviamente, del South Dakota, e la carne di bisonte del South Dakota viene distribuita in tutti i più grandi ristoranti degli Stati Uniti d'America, nonché a New York. Lasciamo lentamente il South Dakota, dove abbiamo avuto quindi le tappe a Hot Springs, a Rapid City, e andiamo verso il Wyoming, dove faremo tappa a Fort Laramie e poi a Cheyenne, per dirigerci a sud verso Denver, che è il nostro punto finale del viaggio. Qui la visita assolutamente importante a Fort Laramie National Historic Park, ed è niente poco di meno che il famoso fortino che tutti noi abbiamo imparato nei libri di storia o ascoltato nelle canzoni dei cantastorie, ed è un avamposto appunto che poi si è trasformato in un avamposto militare con le baracche dei soldati, ed è fedele né più né meno a come la storia ce l'ha tramandato. È un sito importantissimo, lo possiamo visitare, ci sono degli è ovviamente sotto l'egida del Servizio dei Parchi Nazionali Americani, e d'estate è particolarmente affascinante perché ci sono degli interpreti anche in costume d'epoca che ci aiutano praticamente a immergerci nell'atmosfera storica di metà dell'Ottocento e fine Ottocento, quindi con anche attività in atto per rendere il forte in vita, vivace. Questo era il posto dove si fermavano le carovane, appunto, dei carri dei pionieri. Posto incredibile dove è stato stipulato il famoso, ahimè, accordo capestro tra ovviamente il governo degli Stati Uniti e le tribù native che venivano poi relegate nelle varie e distinte riserve. È senz'altro il fortino più famoso di tutto il West. Arriviamo a Cheyenne, la capitale del Wyoming, le Quality State. Perché? Perché è proprio, come vi dicevo, il Wyoming che fu il primo territorio a dare il voto alle donne. Quindi se andassimo al Capitol, al Parlamento, troveremmo le statue, la statua di questa donna, che è appunto il simbolo di questo stato dell'uguaglianza. Ma è anche lo stato dei cowboy, il Cowboy State, tanto che si svolge ogni anno tra l'ultima decina di luglio il rodeo più grande di tutto il mondo e del Nord America, che è un appuntamento direi da non mancare. Non ci sono solo rodei, c'è anche l'accampamento degli indiani nativi, c'è moltissima musica western, c'è questo enorme pancake breakfast ogni mattina. È direi un elemento culturale e folclorico imprescindibile per chi visita il Wyoming. E poi, se vogliamo un po' perlustrare Cheyenne, seguiamo gli stivali giganteschi che sono stati decorati ognuno da un artista diverso e che ci portano praticamente in un percorso a piedi della città. Affascinante, quanti più ne collezionate vuole dire che siete riusciti a visitare Cheyenne. Cheyenne conserva anche dei musei e soprattutto ricordatevi il deposito ferroviario, perché Cheyenne è stata una delle punti fondamentali dove si sviluppò la famosa ferrovia che tagliava praticamente tutti i territori di cui abbiamo parlato. Quindi direi che questa è la nostra ultima tappa di questo viaggio nel Great America West. Se vogliamo soggiornare a Cheyenne, vi suggerisco The Plains Hotel, che è un historic hotel of America nel cuore della città, di fronte alla stazione, né più né meno al deposito ferroviario storico. Hotel ovviamente che ci porta a infasti
della fine del 1800. In questo albergo soggiornarono personaggi incredibili, oltre a presidenti e personaggi famosi, anche Buffalo Bill, anche gli indiani nativi. Quindi è un hotel che trasuda veramente storia e che ha conservato questo suo stile incredibile, molto affascinante, con ovviamente decorazioni uniche, intarsi e pezzi originali d'arredo. Ogni camera ovviamente è diversa l'una dall'altra, le camere oggi hanno anche comfort moderno, ma ci sono camere con dei veri e propri pezzi di storia. Io farei vedere, Sabrina, quest'ultimo video su Cheyenne, che è un video che è nuovissimo, è appena stato girato in questi mesi, diciamo, di tempi lunghi e tempi sospesi. Some say that absence makes the heart grow fonder. And now, we know that to be true. So just imagine how you'll feel that first time music rings out across the plaza. When we're all out celebrating together under our beautiful Wyoming sky. When we're catching up with friends and getting reacquainted with all of our favorite spaces. Imagine the feeling of that first night out on the dance floor, under the stars, or back around your regular table. That's what we're looking forward to. We miss you. And we can't wait to see you again soon. Da capitale del Wyoming e la nostra strada ci riporta verso Denver. Denver, la porta d'accesso alle montagne rocciose, al Great American West, la città ad un miglio d'altezza, 1600 metri, la città contornata dalle cime delle montagne, ricchissima di verde, 300 giorni di sole l'anno, una città di giovani con una forte presenza ed energia giovanile, una città che è collegata con l'Europa, con voli diretti dall'Europa, una città che ci riserva tanti spunti per arte e cultura, tanta arte anche con graffiti, con bellissimi murales, conserva un patrimonio di storia western incredibile e tantissima arte western nei suoi musei. E ricordo che il Denver Art Museum è uno dei musei di punta di tutto il nord-ovest americano, con delle collezioni d'arte nativa e di arte western incredibili. Birra artigianale veramente che scorre a fiumi, perché è la città che si è conquistata il titolo di capitale della birra degli Stati Uniti d'America, quindi oltre una quarantina di birrifici artigianali e birrerie. Shopping favoloso e poi è una città camminabile, che giriamo a piedi o giriamo in bicicletta, quindi assolutamente a misura d'uomo, con un'aria frizzante, e la città che soprattutto fa capire come si vive bene nel nord-ovest americano. Io spero di avervi quindi ispirato, vi ringrazio della vostra attenzione. Ci trovate nel sito greatamericanwest.it. Happy trails! Grazie, buona giornata!